cominciamo così questa puntata di Generazione Cervellini e cominciamo subito con una, insomma, un'impresa, naturalmente, che abbiamo detto anche prima, l'abbiamo anticipato, il cinemino, questo piccolo, a metà tra un circolo, diciamo, e appunto un cinema di quartiere quasi, no? A Milano, sì. Insomma, piccolino, 75 posti, giusto? Esatto, esatto. Però una bella idea, insomma. Hanno appena inaugurato, nata. Tra l'altro, Francone, strano che non ci abbiano chiamato noi per tagliare il famoso nastro, è ma vero. Noi diamo lo stesso il benvenuto alla nostra Agata. Ciao Agata! Agata, buonasera! Ciao, ciao. Perché sì, non ciao. Ci avete invitato, Agata, all'inaugurazione? Noi col Milino veniamo via, lo sapete, lo sanno tutti. No, vabbè, siete invitati lo stesso, per un taglio di pellicola. Bellissimo. Tutto è digitale. Ormai, allora, cioè, che età avete? Che età media avete? Diciamo prima, siete 9 ragazzi milanesi che hanno avuto questa idea di aprire un cinema a Milano, dove in generale in Italia i cinema chiudono. Voi esatto, li aprite. Sì. Siamo pazzi, sì, sì. Cioè, questo sì. Il sottinteso, avete ragione, siamo un po' folli, abbiamo tutti più o meno 40-45, mm-hmm. Lavoriamo tutti in ambito culturale, c'è chi lavora in TV, chi lavora già nel cinema, chi invece è un architetto e un banchiere, quindi abbiamo fatto un mix di beh, il banchiere, scusami, serviva, è quello che serviva. Porta fuori, diciamo. Beh, è fondamentale, esatto. Fondamentale. Ma senti, quindi, allora, diciamo una cosa subito, che non è una cosa campata per aria, quanto è durato il processo di incubazione? Allora, diciamo che sono anni che dura questo processo di incubazione, ma dal momento in cui abbiamo detto facciamolo, sono passati 10 mesi. Per cui... Neanche tanto, dobbiamo dirlo. Adesso esiste un nuovo cinema a Milano, il Cinemino. Dopo spieghiamo bene che film fate, come avete realizzato concretamente l'idea. Allora, senti, ma immagino questo qui sia stata una cosa che vi avranno detto tutti, amici, parenti, cioè in un anno abbastanza funesto per il cinema italiano, abbiamo visto tutti i numeri, eccetera. Voi aprite... come ci si prepara, diciamo, al primo anno comunque che sarà tendenzialmente in salita? Ma sì, ce l'hanno detto tutti, sì. Noi però crediamo che ci sia una ricetta diversa per fare cinema, cioè a differenza di quelle che sono le multisala, le sale grosse, cerchiamo di dare più attenzione a chi viene a vedere il film, quindi okay. La nostra idea è quella di trasformare una semplice visione in un'esperienza. Ok. Quali sono stati, diciamo, gli ingredienti per far partire questa idea? Cioè dal momento appunto dell'idea, ma poi metterla, diciamo, in concreto, com'è stato? È piuttosto dura, nel senso che chiaramente dietro un sogno c'è tanta realtà, tanta pratica, tante cose da fare. E abbiamo gestito tutto, siamo in 9, quindi ognuno di noi ha preso un'area e l'ha portata a compimento. Quindi l'architetto ha messo insieme quello che è il progetto e i permessi, chi si occupa insieme a me della programmazione ha fatto una preselezione dei contenuti, le amiche che seguono la comunicazione hanno cominciato a trovare quella che poteva essere una chiave per comunicare e hanno puntato molto sullo spirito della condivisione. Devo dire che è stata forse la nostra arma vincente. Ma i senso. Fondi ci chiedono anche al 349-349-125 ecco. Per fare partire questa idea. Dove l'avete trovati? Abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding su una piattaforma che si chiama Startid. Uh-huh. L'abbiamo lanciata al 27 novembre, una data del genere, e siamo riusciti a raccogliere oggi, che è l'ultimo giorno, a mezzanotte finisce la nostra campagna, 50.000 euro. Buono! Spieghiamo, scusami, in due secondi cos'è una campagna crowdfunding. Vuoi spiegarcelo allora, tu? Sono queste piattaforme in cui si presenta il progetto e si chiede a chi è interessato di sostenere il progetto avendo in cambio un qualcosa. Noi abbiamo messo diciamo in come reward, come cambio, o un anticipo dei biglietti, quindi degli abbonamenti, oppure la possibilità per esempio di personalizzare una poltrona del cinema, quindi abbiamo avuto tanti personaggi famosi che hanno deciso di sostenerci dedicando queste poltrone. Infatti, Valerio Massandella ha dedicata a Caligari, moglie di Gabriele Basilico l'ha dedicata a suo marito. Insomma, abbiamo fatto così. E il vostro cinema ha aperto a Milano il 10 febbraio, inaugurazione, grande successo. Insomma, vi auguriamo un grandissimo successo. È anche un bar, giusto? Tra l'altro, Agata? Esatto. E dove si trova? Non l'abbiamo ancora detto. Certo che è un bar, ovviamente. Noi vi aspettiamo per bere birre e strani super alcolici. Ah, no, attenzione. Che...
Sì, 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 abbiamo un bravissimo barista che si è inventato una serie di cocktail di ispirazione cinematografica e aspettano ovviamente di essere provati e bevuti. Quindi insomma un luogo di incontro in senso in generale, sembra, non solo scusami, cinema. Sembra una pubblicità, in realtà noi ti abbiamo chiamato per raccontarci più, diciamo, l'impresa, la vostra impresa, non tanto per parlare dei fantastici cocktail che ci saranno. Non credo diventino ricchi comunque con un cocktail in più. Credo neanche io. Senti, qual è la programmazione che ci regala questo splendido cinema? Saranno dei pipponi tipo alla Fantozzi, la corazzata Potionkin, che è una cagata pazzesca, dai, diciamo, no? Che facciamo una programmazione mista, facciamo un po' di documentari, un po' di film prime visioni o inediti, quindi film che magari non hanno avuto una normale distribuzione, sono rimasti un po' invisibili, o film che a noi sono piaciuti delle passate stagioni e che hanno, diciamo, l'obiettivo di essere rivisti, magari accompagnandoli anche dai commenti dei registi o degli attori di questi film. Ok, quindi ospiti, avrete anche ospiti, ecco. Sì, abbiamo ospiti. Domani sera avremo Sandra Milo ospite, che viene a raccontare quello che insieme a Gianni Canova il documentario si chiama Salvatrice, di lei. Sì. E mercoledì invece abbiamo un incontro con Luca Guadagnino. Ah beh, okay. Candidato all'Oscar, tra l'altro. Quindi, candidato, insomma, all'Oscar, sì. Niente male, niente livelli male. Molto alto. In 20 secondi, secondo te questo progetto in un'altra città d'Italia era fattibile? Speriamo di sì, nel senso che ci piacerebbe pensare di sì. Quindi diciamo che adesso Milano sta vivendo un bellissimo periodo, probabilmente anche in altre città, Roma, Napoli, Bari, eccetera. Magari speriamo, un progetto del genere, speriamo che lo vedremo nei prossimi mesi. Allora facciamo questo patto, Agata, ci risentiamo fra un 6 mesi e ci dici come va bene? Mi sembra giusto. Benissimo, benissimo. Un abbraccio ai ragazzi del Cinemino. Ciao Agata. Ciao. Ciao.